Salve a tutti ragazzi, buongiorno. Avevo promesso a tutte le persone che mi hanno contattato di dare la nostra idea su quello che era il contempo, ok? E diciamo che, come ho risposto giorni fa, non diamo delle soluzioni, diamo soltanto dei suggerimenti su come lavorare e poi non do lezioni multimediali. Chi eventualmente, vuole conoscerci meglio ci viene a trovare, ma personalmente non ritengo né professionale riuscire a dare a delle lezioni a multimediali e non rientra, diciamo, nella nostra etica. Preferisco essere faccia a faccia quando devo insegnare determinate cose. Però dei consigli su come spostare l'allenamento ve li posso dare, come posso dare la nostra idea, che può piacere e non piacere. Ok, allora, per iniziare bisogna spostare l'allenamento, come ho accennato qualche tempo fa, su come riconoscere un eventuale aggressore armato di coltello. Allora, bisogna fare molta attenzione perché tutti quanti, tutti, e dico tutti, iniziano il problema da questa posizione. Si inizia qui, immaginate adesso il coltello a dario, usiamo una boccetta perché è l'unica cosa in cui rimane un po' rigida e non ci arrega danno, però possiamo tirare a fondo. Ok, perciò il consiglio che vi do, non usate coltelli in legno, ma e nemmeno il metallo, perché chiaramente se vogliamo affondare davvero serve un qualcosa che sia morbido, anche un pezzo di spugna o qualcosa del genere, non va bene. Allora, chiaramente vedo che togliendo tutte quelle fantasie, appoggiando il braccio in queste situazioni, togliere il coltello con le mani sulla lama, cioè sono cose impensabili, perché ricordate una cosa, che dal momento che lui è così col coltello e io sono in questa situazione, io già sono morto. Ok? Da mettere proprio in considerazione. Non c'è il discorso di giocare, ci sono soltanto dei piccoli aiuti. Dov'è che io sposto i miei allievi? Su che suggerimenti? Allora, intanto per iniziare, ricordiamoci che nessuno si materializza qui. Se Dario è la mia vittima, ok? Io non è che dal nulla compaio, ma mi devo avvicinare a Dario, ok? Userò tante situazioni per riuscire a portarlo a me, per prenderlo nella situazione più comoda possibile. Per esempio, se mi devo avvicinare a Dario, nasconderò il mio coltello sulla mano destra e cercherò con la mano sinistra di arrecargli delle distrazioni per riuscire poi eventualmente a tirare le coltellate. O se devo minacciare, identico, cercherò una posizione dove, faccio un esempio, se chiedo un'informazione, no, scusa, mi sono perso. Conosci sta via, vengo da lì, come gira il collo, ok? Posso subentrare poi a minaccia in questa fase. Perciò bisogna fare molta attenzione a non confondere il duello. È questo il vero allenamento, perché dal momento che c'è il coltello in mano e mi devo difendere, come ho detto prima, sono morto, ok? Perciò attenzione. Un'altra situazione che voglio cercare di dare alle persone è delle basi di criminal profiling, cioè riuscire a capire come agisce il predatore. Noi abbiamo fatto due selezioni, c'è il predatore che viene in avanti e impone la sua forza, cioè mi avvicino da lontano a Dario con il coltello a mano e si vede che voglio bucare, ok? Che è il predatore quello spietato, ok? Come qualche tempo fa, Picconi e cose del genere, se vi ricordate, quello è il pazzo che vuole uccidere qualcuno e prende qualcuno a caso, ok? E si avvicina. Invece il predatore, diciamo quello astuto, cerca di nascondere le lame per prenderti nella posizione più comoda a lui, per creare un effetto sorpresa e dominarti, ok? Sia come minaccia che come, diciamo, come attacchi. Perciò bisogna fare molta attenzione. Per esempio, guardando adesso di fronte alla telecamera, vedendo, io posso mettere le mie mani in qualsiasi situazione, anche in questa fase dove non vedete nulla, ma in realtà al lato destro ho il coltello, oppure tante volte mi avvicino, ok, in questa situazione distraendo col sinistro proprio per riuscire a tenere nascosto il braccio. Qual è il mio campanello d'allarme? È vedere qualcuno che gesticola col sinistro, mi si avvicina e questa mano rimane dietro, ok? Oppure, anche se ho le mani messe in questa fase e vedo le mani, per vedere bene se le mani sono libere o c'è qualcosa come lamette e via dicendo, piccoli coltelli, sono i pollici, vedete, io posso stare anche in questa situazione. E sotto il pollice ho il mio coltello, ho la mia lama piccola, vedete? Ok? Questo, guardate, ok? In questa situazione, come posso, per esempio, nascondere dietro la cinta, voi vedrete l'atteggiamento dell'aggressore che il 90%, anche a mano libera, tenderà a tenerlo
verso l'esterno, vedete, parlando e cercando di prendervi nel lato più comodo, cercherà, vedete, di mettere la mano verso dove è il coltello. Un'altra cosa, quando qualcuno ha il coltello davanti, non vi dovete immaginare di una situazione che da film e vado ad attaccare, non è così, ok? Voi dovete proprio captare il momento in cui parlando, ok, e facendo dei gesti normali, non repentini, normali, per esempio, se devo arrivare al mio coltello qui sotto, è il pollice che userò in dei movimenti del tipo molto comodi, vedete, alzando il pollice arriva la lama, vedete? Ma non c'è il discorso di che apro e vado ad enfatizzare questi attacchi strani, oppure, come ripeto, tiro fuori il coltello, lui coltello, io coltello, ok, e iniziamo a duellare. Questo è quello che purtroppo è lontano dalla realtà, ok? Perché, punto primo, nessuno duella. Se ho il mio coltello in mano, riesco a gestire, e io aggressore percepisco che ormai hai capito, tirando indietro, posso fare degli attacchi repentini molto veloci. Cioè, entro dentro, vedi? Uno, è di fin, non sto, uno e faccio passare il braccio, due, non è un deodorante, che vedo tanti che lo passano sotto l'ascella. Cioè, questa è una boccetta, ma il coltello taglia, occhio, attenzione. Perciò bisogna spostare l'allenamento su come percepire la persona che ci si avvicina, che possono essere in determinate situazioni. Poi non parliamo delle mani in tasca. Cioè, se qualcuno si avvicina con le mani in tasca a voi, non dovete permettervelo, ok? O magari se chiede un'informazione e ho le mani in tasca, se Dario mi rimane in questa situazione aprendo le mani ascoltandomi, per qualsiasi cosa posso dire, senti, mi serve un favore, mi può prestare il cellulare, devo fare una chiamata, mio Sky. Lui la prima cosa dirà no, perché non lascia il cellulare, ok? In quel momento come posso arrivare al coltello, ok? Dicendo guarda, guarda, faccio le mie scariche, mica, vedete? Uno, ok? Oppure da qui minaccio, ok? Non c'è il duello, ok? Non arrivo facendo situazioni del genere. È questa la materia da studiare. Perché signori, quando riprendiamo in mano una boccetta del genere, iniziamo a lavorarci, voi vi accorgete veramente che le possibilità di sopravvivere sono proprio pochissime, con percentuali di riuscita. Ok? Perciò attenzione, non confondete l'arte marziale o il duello, che è anche bello da vedere, ma non bisogna spacciarlo come sopravvivenza in strada, ok? Un'altra cosa che voglio dire, ci tengo a dirlo, no? Allora, tante persone che praticano Kali, ok, spingono ad usare i coltelli. Signore, anche usare i coltelli, ok, qualsiasi oggetto io possa avere, immaginate che è un qualcuno che fa un servizio di sicurezza, no? Ok? E vorrei togliere l'arma usando un taglierino, ok? Quando mi avvicino a lui, sapendo che è armato di pistola, non vado col taglierino così, ma lo prenderò nella maniera, sempre il discorso di prima, più comoda e riuscire a minacciarlo e togliere l'arma da fuoco. Posso fare una qualsiasi scusa cretina per valutare, ok? Posso avvicinarmi usando un linguaggio, da strada, ok? Tipo, per esempio, nel gergo romano, senti scusa Ciccio, che c'hai i tuoi spicci? Ok, vedete, la reazione di chi sta davanti è quello di aprire, ok? E stare in questa fase. Qui, se scatta la minaccia, e io guardo, oh, non c'ho niente, vale, faccio delle tasche, uno, e arrivo qui, chiaramente, con taglierino qui, l'arma è tolta, è inutile, ok? Se non se ne accorge prima, di come mi approccio su di lui, dal mio movimento di camminare, ok? Da il perché di tanti atteggiamenti che posso avere, è inutile. Ci tengo a dirlo, è inutile. Perciò fate molta attenzione, cercate di spostare, pensate come potrebbe agire un aggressore. Non vi fossilizzate sul duello, perché vi perdete quello che veramente potete fare, che sono dei piccoli aiuti per riconoscere se il tizio che ho davanti è un predatore o no. Non mi serve il duello, mi serve capire questo per poi forse trovare degli aiuti su come sopravvivere, che ripeto, col coltello in mano lui sono molto pochi se io mi devo difendere, molto 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 pochi. Perciò attenzione, ecco la caratteristica che noi abbiamo nell'MDCM, è intanto riuscire, signori, a capire com'è il linguaggio di un predatore. Noi abbiamo fatto, diciamo, il nostro approccio alla nostra metodologia, il problema cercare degli aiuti, ma non l'arte marziale millenaria o quello che è il ring
per poi possibilmente pensare a un'eventuale situazione in strada quando non l'ho mai vissuta. Ok? Questo non significa che devo da 2000, da domani devo fare risse per capire, però purtroppo, signore, è fatto così. Un qualcuno che insegna come lavorare nella sicurezza deve aver fatto servizi per 20 anni e trasmette come lavorare in sicurezza, più la formazione che ha avuto. Ok? Però non si può immaginare che chi purtroppo ha avuto degli screzi col vicino si può pensare come potrebbe agire un aggressore, se non ho né studiato e né vissuto. Signori, è così. Se non conosco veramente un predatore è inutile, okay? Perché le mie proposte di tecniche sono fantasiose, non sono reali. Okay? Con questo chiudo. E chiaramente non sto qui a dare tecniche, come ho sottolineato prima, perché chi poi ci vuole conoscere da fuori ci viene a trovare, ma iniziate come consiglio a spostare, a far comportare il compagno, inizia ad abolire il compagno, come un vero aggressore. Cosa farebbe? La prima documentazione che potreste avere in internet, non guardate i video degli israeliano Rambo, del filippino Jackie e dicendo, no, guardate tutti gli accoltellamenti su telecamere nascoste veritieri. Prendete tutto quello che succede, prendete la pagina di cronaca vera e cercate di vedere le modalità di come ultimamente si fanno tentativi di rapina, tentativi di stupro. Da lì deve nascere la materia di stupro. Per questo poi c'è la criminologia, che non è una materia così. Ok? Perciò attenzione, signori, aprite gli occhi. E basta con queste tecniche, con i coltelli, i denti. Ho visto l'altro giorno un'altra, ultima, ostaggio. La pistola qui dietro, l'ostaggio, da questa fase riesce a prendere l'arma. Ma è un cartone animato. Ma tu sei mai vista una cosa del genere? Cioè, l'ostaggio che ha le mani così, lui ha la pistola puntata, tu senza vedere. Che prendere la pistola è già difficile di fronte vedendo. Immaginate senza vedere prendere l'arma e fare tutta una serie di situazioni. Occhio. Quella è solo sfumatura. Allora, chiudo e ringrazio Dario di aver partecipato col video con me e ci vediamo al prossimo video. Spero di essere stato d'aiuto, che poi eventualmente sul nostro gruppo sotto nel video potete commentare e chiederci qualsiasi cosa. Un abbraccio a tutti, vi saluto.